Eccoci qua, anche oggi sono Brividi Gialli con Carlo Legaluppi, insieme anche a un caro amico giornalista Gigi Paoli. Ben trovati, eh? Ciao Saluti a Fulvio, ciao tutti. Gigi. Saluti, Carlo, saluti. hai portato uno dei più bravi giornalisti della Toscana. Come hai fatto? Vabbè, sai, le raccomandazioni, no? Le solite cose, i Dopo sotterfugi. fornitemi l'IBAN per le cose che presento. Sì, quello è chiaro, ma dobbiamo Dei un po' bonifici alzare la arriva dopo. tariffa. Esatto. A parte gli No, no. scherzi, Carlo, dobbiamo parlare un pochino dei libri di Gigi, tutti grandi successi, eh? Certo, allora Dai, io inizia. ho avuto l'onore e la fortuna di presentare Gigi a Siena qualche tempo fa, dal vivo quando ancora si poteva farlo. E Gigi, che è nato a Firenze, residente a Prato, e per quanto ho capito tornerà a Firenze, perché mi è sembrato di capire sia prossimo ritorno a Firenze. Giornalista della Nazione, è importante dire, perché poi questo è legato ai libri, che lui è stato il responsabile della cronaca giudiziale della Nazione di Firenze per tanti anni, ora è caposervizio a Empoli. Perché è importante dirlo? Poi nella prima domanda emergerà chiaro questo discorso. Nel frattempo Ci parliamo dei suoi libri. tieni col fiato sospeso. Sì, suspense, no? D'altra parte sono brividi gialli, quindi suspense. Intanto accenniamo un attimo ai libri veramente di successo di Gigi. Allora, tutti editi da Giunti, è partito con Il rumore della pioggia, poi ha proseguito con Il respiro delle anime, vediamo un po', si vede, sì, Sì. perfetto, perfetto, e poi La fragilità degli angeli. Questi tre libri Anche un bel sono stati, titolo, è La fragilità degli angeli, mi certo, piace no? tanto. I tre libri sono stati ricondotti a un'unica opera che si intitola I misteri di Firenze, le prime tre inchieste di Carlo Alberto Marchi. E ora mi riallaccio a quello che dicevo prima. Allora, Carlo Alberto Marchi è un giornalista di un quotidiano di Firenze. È praticamente fiorentino, però vive a Prato, una Ma guarda caso, fiorentinese, una tutta gatta uguale. dei libri. Allora, fisicamente assomiglia a una delle persone di fronte qui, ma non sei te, Furio. No. Ecco, la domanda che volevo fare a Gigi: Gigi, ma è Vai. un tuo clone? Cioè, dici. Allora, premetto e allora è vero che tornerò ad abitare a Firenze, infatti. Mi vedete con, non vedete il resto, ma mi vedete in pieno look da traslocatore, perché sto traslocando veramente il 1° dicembre tornerò ad abitare a Firenze. Detto questo, è un clone, è qualcosa di ovviamente di molto affine, perché io parto dal principio, lo dico sempre, che se fossi stato Margherita Hack avrei provato a fare un libro con protagonista un'astrofisica. Chiaramente. Se sei padrone della materia, il lettore se ne accorge, non lo prendi in giro perché sa Certo. benissimo che spero si percepisca in quello che scrivo. Quindi, essendo abbastanza lievemente esperto di giornali e giornalisti, tanto più di cronaca giudiziaria che per tanti anni ho fatto, mi sembrava più, come dire, adeguato parlare di qualcosa che conoscessi, di cui avessi una certa padronanza. E poi di giornalisti, protagonisti di gialli, sottolineo all'epoca ce n'era pochi. La cosa molto divertente è che da quando è nato Carlo Alberto Marchi è venuta fuori una pletora di giornalisti, protagonisti di gialli ed è bellissima. Vero. La cosa come dire, non mi fa arrabbiare, anzi mi diverte moltissimo. Tra l'altro, Gigi ha recentemente, ma veramente di recente, ricevuto un riconoscimento che credo la dica lunga sulle sue qualità, no? Perché il Centro Studi Donati gli ha conferito il Premio Internazionale per la Cultura intitolato a Giorgio La Pira. Ora, Vero, io vero. gli rifaccio i complimenti in diretta, così parlando, ma questo la dice lunga su quello che scrive, sulla qualità di quello che scrive, e Vero, quindi vero, sul vero, fatto vero. che diceva. Ecco, ritornando invece ai libri, una cosa importante è in questi tre libri si cita un termine che, a
apparentemente non ha niente a che vedere con le sue storie, o non dovrebbe averlo, Gotham City, no? Allora, io Gotham City penso a Batman immediatamente, no, però a Carlo Alberto Marchi non mi sembra Batman. Ecco, ci dici a cosa si riferisce e la genesi di questo soprannome? Guarda, ovviamente Gotham City è il, per chi non lo sa, è il Palazzo di Giustizia di Firenze, quella specie di mostro urbanistico che tutti quelli che entrano a Firenze, da Firenze Nord per intendersi, trovano all'imbocco di Novoli e che si vede dal piazzale Michelangelo, davanti per il Duomo e sullo sfondo per questo meteorite precipitato sul pianeta Firenze. Come nasce? Come nasce? Ho avuto il coraggio di scriverlo nel mio primo libro, perché quando viene costruito la costruzione di Gotham, del Palazzo di Giustizia di Firenze, scusate, lo chiamo così per deformazione professionale, la costruzione del Palazzo di Giustizia di Firenze di Novoli è andata avanti per anni. E io l'ho visto crescere, detta così non è bello, però sì, in effetti l'ho visto crescere, e fin dall'inizio con tutte queste torri strane, questi specchi, questi angoli spioventi, palesemente mi è sembrata molto simile alla Gotham City dei fumetti di Batman, soprattutto nei disegni. Perché un bel giorno andai dal mio capo cronista di all'epoca, ancora facevo la giudiziaria, e veramente, come ho raccontato nei libri, dici: senti, ma a me sembra Gotham questo posto. Che dici se lo scrivo sul giornale? E il mio capo dell'epoca mi guardò e praticamente con lo sguardo mi per dire: ma sei grullo. E in realtà poi invece piacque talmente tanto che ormai, se, come dico sempre, se avessi registrato il nome Gotham per Palazzo di Giustizia di Firenze, dato che ora lo chiamano tutti così, ma veramente lo chiamano tutti così, e sarei miliardario se prendessi un euro per tutti quelli che lo chiamano così. Ed è, come dire, è una cosa che mi fa molto piacere, perché ricordo con soddisfazione che quando uscì l'agenzia Lanza, che parlava del mio primo libro, Il rumore della pioggia, diceva appunto Gigi Paoli, cronista giudiziario, eccetera, eccetera, ma soprattutto il cronista che ha inventato il nome Gotham per Palazzo di Giustizia. Ecco, in effetti gliel'ho dato io. Poi crei i mostri e poi ti scappano di mano. Allora, venendo proprio ai libri, il primo, abbiamo detto, è Il rumore della pioggia, no? Qui nasce il termine Gotham City, nasce il personaggio di Carlo Alberto Marchi, ma nasce anche con un delitto che avviene in un luogo particolare. Ci racconti qualcosa brevemente di questo primo libro? Allora, il primo libro, tra l'altro, è legato a un episodio vero della storia nera di Firenze, perché Il rumore della pioggia non è altro che la storia di un delitto che si svolge all'interno di un negozio di antichità religiose di Via Maggio. In realtà è molto simile a un delitto di già successo a Firenze in Via del Proconsolo negli anni 90. Anche lì un delitto di un commesso di un negozio di religiosi, che fa parte del lungo elenco dei, come dire, posso spiegare, dei delitti risolti della città di quegli anni. C'era un periodo a Firenze dove, se volevi fare un delitto, dove venivi a Firenze, non ti avrebbero beccato mai. Questo sempre a Firenze. E quel delitto lì è abbastanza famoso, perché appunto in una strada ad alto scorrimento e quant'altro, non fu mai scoperto l'assassino che usciva dal negozio dopo aver ucciso questo commesso, che si chiamava Gianfranco, se non mi ricordo male, Cucquini. Ecco, io ho preso quel delitto e l'ho portato nella strada famosa degli antiquari di Firenze, che è Via Maggio. È molto simile, però ovviamente finisce in maniera diversa. Qui si scopre qualcosa, ma non lo dico, va bene? Bravo! Nel respiro delle anime apri tanti interrogativi, tanti scenari, veramente molti di più ancora del primo libro, addirittura legati a una villa di Firenze con le finestre murate, no? Quindi un luogo veramente misterioso. Ecco, di questo cosa ci racconti?
Quello è una storia ovviamente del tutto nuova e del tutto ovviamente originale, però tutte quelle storie lì, diciamo così, ho cercato di, come dire, di avere sempre qualcosa di credibile, perché credo che uno dei motivi per cui magari, bontà loro, ai miei lettori, questi libri piacciono, è che non sono inventati totalmente, anzi, tutto quello che nel Respiro delle Anime è raccontato, la storia di una famosa droga strana, tutte le ricerche scientifico-mediche da un punto di vista militare, è tutto vero, non c'è niente di inventato. E anche vera è la villa delle finestre murate, che è una villa famosa che si trova in via Giambologna, è una storia. È dietro al piazzale di Donatello, per intendersi, è una storia importante, come dire, è reale, fa parte della storia di Firenze, così come il racconto, sempre nel Respiro delle Anime, dei vari cimiteri di Firenze, piuttosto quello di Piazza Donatello, il cimitero degli inglesi è famoso, ma anche il cimitero degli Allori, quello in via Senese, se non mi ricordo male, dove è sepolta anche, credo, Oriana Fallaci, se non dico stupidaggine. Relativamente alla fragilità degli angeli, Gli come mai ha chiamato il libro così? Gli angeli, chi sono? angeli sono non ti posso spoilerare il libro perché No, magari ancora legge, però io gli angeli sono ti i volevo fare un bambini protagonisti della vicenda. trabocchetto. Diciamo, i bambini sono gli sfortunati protagonisti della vicenda, mettiamolo Carlo, ho tentato di fargli un piccolo trabocchetto, non c'è. così. Però una cosa, tanto lo dico io, quello che lui non ha voluto dire, perché tanto è nella quarta di copertina, quindi si può dire, praticamente questa è la storia della scomparsa di un bambino nel giardino di casa, nelle colline di Firenze, e che fa ripiombare Firenze, la città, nell'incubo del mostro di Firenze, no? Sostanzialmente. Quindi è questo per cui, pur non avendo niente a che vedere con il mostro di Firenze, però è una storia veramente cruda, no? Sotto certi aspetti, forte. Io sono tra i fan dei libri di Gigi, a me piacciono tantissimo, ma lui lo sa perché gliel'ho detto in tempi non sospetti. Confermo. E praticamente questo avvicinarsi a fatti reali mi ha veramente colpito, no? Poi magari lui li romanza, magari Certo. quel fatto non è accaduto, però ecco, ci leggi anche il taglio giornalistico, no? L'accuratezza di chi fa gli articoli. Quindi questo a me piace molto. Anche è una scrittura scorrevole. I suoi libri veramente si bevono, questo posso confermarlo, e li ho sempre consigliati. E poi dopo ora farò l'ultima domanda tra poco. Vai, vai, Ma qui ora uno spoiler ce lo devi fare, vai. però, Oh, perché io finalmente. è da aprile che sono in attesa del quarto libro e lui lo sa che l'ho prestato più di una volta. Ecco, ora qui a noi Devi parlare. anticipaci quando si prevede l'uscita, magari se ci dici anche il titolo. E almeno una pillola del libro, Poi. Furio è contento, io sono contento. Allora, purtroppo, infatti, il libro dove il nuovo libro, la quarta puntata di Carlo Alberto Marchi, doveva uscire il 22 aprile scorso. Poi, come dire, incautamente il lockdown si è presentato tra noi e Giunti, come tante altre case editrici, ha deciso di congelare ovviamente i libri in uscita. E quindi tutti quei libri di quel periodo lì sono stati ricalendarizzati più avanti. Io, come dire, come data ufficiale di uscita, e stavolta mi auguro non ci sia un altro lockdown, se no sono guai, è in uscita il 10 febbraio. Uscirà il 10 febbraio. Si intitola Il giorno del sacrificio. Il giorno del sacrificio è il nome, la festa del sacrificio è il nome della Pasqua islamica, e il libro comincia con un attentato, che quello è un attentato al polo universitario di Firenze, che infatti è accanto a Gotham, al Palazzo di Giustizia di Firenze, ed è il motivo per cui Carlo Alberto Marchi si precipita sul posto, e da lì in poi succede di tutto, perché sono 400, oltre passa 400 pagine, perché secondo me i gialli non devono essere meno di
un tot numero di pagine, se no è troppo facile, tu rischi di farlo scoprire certo, subito. No? Ed è praticamente un conto alla rovescia, un countdown di una cosa accade nella settimana prima di arrivare finalmente al giorno del sacrificio. Ed è molto, 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 come dire, adrenalinico, diciamo così, perché è di fatto veramente un conto alla rovescia. Il libro è diviso in blocchi praticamente, e si va 7 giorni prima, 6 giorni prima, 5 giorni prima, 8 giorni prima, fino ad arrivare al giorno in cui succede una serie di cose. E secondo Giunti è il migliore libro che ho scritto, bontà loro, ma ovviamente all'oste non puoi chiedere se il vino è buono. Io posso soltanto dire che per questo libro ho studiato tantissimo, perché veramente su certe cose non puoi scherzare, anche perché insomma, certo, non puoi scrivere sembra rischiando. Quasi un film, sembra quasi un film, è molto bello. Sì, sono molto affezionato a questo. Non è che, come dire, sono affezionato più al quarto che al No, primo. certo. Una volta ho detto, Però i se libri c'è sono fuori un film. sì, ma avercene, come diceva quello. Però i libri sono come figlioli, non è che se c'ha 3 figli vuoi più bene a uno o all'altro. È un amore che si somma, non si divide. E quindi, per tanti motivi, sono affezionato a tutti i libri e spero anche a quelli che usciranno. Un Certamente sì. giorno o poi. Se avrò il tempo di scriverli, ovviamente, perché poi li scrivo di notte, quindi. D'inverno la notte è un po' più lunga. Beh, sì, certo, tramonta presto il sole, tanto però le occhiaie aumentano, è pericoloso. Dai, Carlo, vabbè, ti diverti. Allora, uscita, dai. Lui si diverte, ora fa queste cose, ma si diverte, è una cosa che gli piace. Tantissimo. Sono felice che ci abbia dato queste anticipazioni, perché io aspetto questo libro veramente con Anch'io. trepidazione. Siamo in due, anche Per perché fortuna siamo più di due, te lo posso dire, Arlo, perché tutti i giorni su Facebook, ma quando esce, quando esce, quando esce? No, Dieci anche per perché lo aspetto a Grosseto appena uscirà, certo. compatibilmente con l'emergenza sanitaria, perché è mia intenzione ripetere l'esperienza molto positiva di Siena, ecco, in questo contesto. E Beh, quindi ci sarò, Carlo. non Bene, posso ci che fargli sarò. tanti auguri per questa ennesima fatica letteraria. Bene, allora noi ti Grazie, diciamo grazie grazie mille, grazie Gigi, grazie Carlo, al quarto davvero. Grazie a libro. tutti voi, grazie per avermi Ciao, invitato, grazie ciao. davvero, grazie, ciao.